Nuove webcam e una prossima collaborazione con il CNR per un progetto pionieristico in Italia che coinvolge centri di ricerca, laboratori di studio, scuole e aziende. La startup Umbra Scenari Digitali, vera avanguardista nello studio e monitoraggio del clima e analisi delle previsioni meteo, da tempo partner di TRG, amplia il progetto didattico formativo Il clima che cambia, i ghiacciai alpini, che ha come destinatarie le scuole di tutta Italia. Insieme al laboratorio di scienze sperimentali di Foligno, con la collaborazione del Comune di Foligno e della Fondazione Carifol, compie un nuovo importante passo nel percorso di sensibilizzazione degli studenti sull'impatto che il riscaldamento globale ha sui ghiacciai. In questo nuovo anno scolastico, 3 nuove webcam verranno installate in punti sensibili dell'arco alpino per monitorare lo stato di salute dei ghiacciai, una sorta di termometro del riscaldamento globale. La prima novità è il potenziamento delle occasioni di osservazione e di monitorare i ghiacciai attraverso l'installazione di almeno 3 telecamere, probabilmente anche 4, di cui una sul Monte Bianco, una sul Monte Cervino e una sul Monte sullo Stelvio, quindi nomi e ghiacciai noti, famosi, grandi, che consentiranno ai ragazzi una osservazione e quindi una sensibilizzazione maggiore sul problema dello scioglimento dei ghiacciai. Massimiliano Squadroni e Leonardo Angelini di Scenari Digitali hanno illustrato nel dettaglio i nuovi punti di osservazione che fanno giungere a 30 gli occhi digitali a disposizione. Si tratta di una webcam che verrà posizionata al Rifugio Torino, 3.375 metri, a Punta Elbronner, l'altra al Rifugio Teodulo, 3.317 metri, sulle Alpi Pennine. Il terzo punto di osservazione, finanziato e gestito da Lite Scarpellini di Foligno, verrà posizionato al Rifugio Pizzini, 2.708 metri, nel ghiacciaio dei Forni in Valfurva, nel Parco Nazionale dello Stelvio. A queste 3 webcam se ne potrebbe aggiungere presto anche una quarta, installata dalla startup Scenari Digitali al Colle dei Cappuccini a Torino, nel Museo Nazionale della Montagna, sede del CAI. Cresce anche il numero di scuole in tutta Italia che partecipano al progetto, chiamate a vivere direttamente il monitoraggio osservando e commentando i dati che le webcam, attive 24 ore su 24, grazie a pannelli fotovoltaici ad alta quota e batterie che resistono al freddo, inviano e che vengono montati in sequenze dette time-lapse. Ci piacerebbe, ha detto Squadroni, la prossima primavera portare una classe d'elite Scarpellini, zaino in spalla, a visitare quei luoghi. Il plauso al progetto dell'assessore comunale all'istruzione Paola De Bonis, della presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno Monica Sassi, della dirigente scolastica d'elite Scarpellini Federica Ferretti.